Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di macchine fotografiche, oggi parliamo di Fuji XH1. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Ok now, from the beginning. Ok, allora torniamo in veste ufficiale. Fuji XH1, la nuova mirrorless di casa Fujifilm. Dopo la XT2 e XT20 arriva questa, dove Fuji strizza l'occhio in pratica ai videomaker, perché è la prima camera mirrorless di casa Fuji, anzi in teoria la prima camera di Fuji, che camera fotografica intendiamoci, che porta il 4K on board. 4K che è integrato davvero bene all'interno di questa macchina, che è sorprendente, tant'è che dopo tanto tempo ho voluto provare l'ebbrezza di sperimentare e provare un sistema completamente diverso. Io che essendo nato con le reflex digitali, quando sono passato alle mirrorless con Sony, ho avuto il colpo di fulmine e quindi ho detto voglio provare un sistema ancora diverso, che è quello di Fuji. Incuriosito tantissimo questa camera, perché è la prima camera che porta all'interno un sensore completamente stabilizzato con uno stabilizzatore a 5 assi. Infatti abbiamo all'interno un sensore da 24,3 megapixel della Fujifilm, che il nome non ricorderò mai, ho qualche appuntino qui segnato. Abbiamo un sensore APS-C da 24,3 megapixel con sistema di stabilizzazione IBIS a 5 assi, che permette di stabilizzare l'immagine anche quando non abbiamo lenti stabilizzate, e anzi io sono sempre di questo avviso che il sensore stabilizzato è sempre molto più potente della lente stabilizzata, quindi possiamo ottenere immagini molto stabili anche utilizzando ottiche che non hanno stabilizzatore interno, quindi parliamo di ottiche completamente manuali. Questa camera mi è stata data in dotazione da fotoema.it, che ringrazio, con il 16-55 Fujinon, uno zoom stabilizzato. E qui per esempio una delle prime cose che ho notato che mi hanno fatto storcere un pochino il naso, un po' perché io non sono abituato e non ho mai utilizzato le camere Fuji, mi hanno detto che questa è una cosa abbastanza normale, è la selezione dei diaframmi manuali sulla ghiera dell'ottica. Certo, non c'entra nulla col corpo macchina, ma questo è un fattore su cui ho perso un pochino di tempo per riuscire a capire come utilizzare la macchina in manuale, non perché non l'avessi visto, ma semplicemente perché è un sistema completamente diverso di utilizzo. E poi c'è fine corsa, una lettera A che sta per automatico, fai scegliere l'apertura del diaframma in modalità automatica. Certo, in modalità automatica il cambio di esposizione dell'utilizzo del diaframma è leggermente scattoso, non è propriamente fluido, ma dicevo che Fujifilm con questa camera ha strizzato l'occhio ai videomaker. Sì, perché porta all'interno un 4K sia DCI che un Ultra HD, quindi il DCI parliamo che è un fattore di forma 17 noni rispetto ai 16 noni dell'Ultra HD, e sono presenti entrambi. Il 4K DCI è 4096x2160 se non vado errato, mentre l'Ultra HD è il 4K televisivo europeo che siamo abituati a conoscere, che è 3860x2160. Particolarità di questo 4K in camera è che è registrato a 200 megabits per secondo, molto di più rispetto a quello prodotto da casa Sony, che infatti è all'incirca un 100 megabits al secondo. Quindi troviamo una compressione molto più potente, ma che rimane comunque una codifica in 4.2.0, e possiamo registrare in 4K DCI solo a 24 fotogrammi al secondo, 23,98, 1,97, mentre nell'Ultra HD possiamo registrare sia a 30, a 25, a 24, 23,97. E poi abbiamo la possibilità di andare fino a 100 fotogrammi al secondo, 100-120 naturalmente dipende dalle impostazioni di camera, se andiamo a registrare in Full HD. Piccolo errore e precisazione: i 100-120 fotogrammi al secondo si raggiungono in HD, ossia a 720p, mentre in Full HD si raggiungono i 60 fotogrammi al secondo.
Flores il corpo macchina è davvero ben costruito. Non solo, ha un'impugnatura davvero molto generosa che non fa rimpiangere assolutamente quella di una Reflex. Infatti è una vera impugnatura, è molto grande, molto grossa, molto comoda. Porta all'interno una batteria che mi dicevano fosse infinita, ed è infinita. Io ieri l'ho utilizzato la macchina per 6-7 ore e la batteria non è ancora a metà, quindi è una batteria molto capiente, e c'è la possibilità di prendere in offerta, dato l'uscita, la macchina col battery grip, che rende la macchina ancora molto più solida, rimanendo sempre con un peso al di sotto del corpo macchina di una Reflex, che comunque rimane molto più pesante. Quindi abbiamo un form factor davvero interessante, non ci fa rimpiangere una Reflex, un corpo macchina davvero ben costruito, resistente a polvere, acqua, graffi, insomma il solito purpurri di cose, cosa che ad esempio non fa Sony. Quindi è una macchina tropicalizzata, e abbiamo una cosa su questa macchina che strizza l'occhio ai fotografi naturalmente, che è il controllo dei diaframmi, dei tempi e degli ISO completamente manuali, con le ghiere poste sulla superiorità della macchina. Questa è una cosa che io apprezzo tantissimo per chi è fotografo, ma non sono abituato ad utilizzarle, perché io provengo da macchine dove con le due rotelline riuscivo a impostare praticamente tutti i valori. Un'altra cosa molto interessante è l'utilizzo qui sulla parte laterale del joystick. Joystick che ci permette di entrare all'interno del menu, di controllare le aree di messa a fuoco, molto comodo, ma un'altra delle peculiarità è il fatto che abbiamo uno schermo totalmente touchscreen. Quindi possiamo utilizzare il nostro ditino non solo per scattare come ho fatto in questo momento, ma per entrare nei controlli veloci, quindi per selezionare la tipologia, il punto di messa a fuoco che noi vogliamo, possiamo entrare nel menu, e all'interno del menu non possiamo utilizzare il touchscreen, così come per casa Sony stessa cosa accade qui. Un nuovo sistema di messa a fuoco applicato da Fujifilm, molto interessante, molto preciso per la fotografia, un pochino meno per il tracciamento dei volti. Infatti finché si punta aria oppure un punto ben preciso, il fuoco è tenuto davvero bene anche in modalità continua, mentre in modalità di tracciamento volti purtroppo non è sempre affidabile. Sul retro della macchina troviamo un EBF, quindi un oculare tra i più nitidi che abbia mai visto, circa 0,5 pollici con 3,6 milioni. È uno dei viewfinder più belli che io abbia mai utilizzato su una mirrorless. E poi troviamo un ottimo touchscreen da 3 pollici, orientabili in 3 posizioni diverse. Allora, e questa per esempio è una cosa che avrei preferito fosse flippabile, cosa che non lo è, ma comunque questo tipo di orientamento almeno mi è risultato comodo in diverse circostanze. Allora, il primo orientamento è questo qua a 90 gradi, in questo modo. Poi possiamo orientarlo al contrario, quindi verso il basso, e poi l'ultimo orientamento che a me è piaciuto tantissimo è questo, quello dove praticamente flippa di circa 60 gradi in questo modo, e ci permette di scattare in questa posizione qui. Io l'ho utilizzato tantissimo per scattare fotografie in questa posizione, devo dire che questa inclinazione è davvero molto interessante. Avrei preferito fosse ribaltabile completamente di 180 gradi, cosa che non è, ma perdoniamo mamma Fuji. Allora, andiamo invece a quelle che sono le connettività di questa camera. Allora, prima cosa, abbiamo doppio slot SD che permette la doppia scrittura per le fotografie, non quella per i video. Andiamo dall'altro lato e troviamo il jack per poter attaccare il microfono, un cavetto USB 3, questo è un mini HDMI, e questo qua invece è per l'alimentazione, se non vado errato. Ah no, è per il remoto, perdonatemi, per il controllo remoto. Come avete notato, anche se ho detto che questa macchina Fuji l'ha progettata per strizzare l'occhio ai videomaker, non porta lo spinotto per poter ascoltare per le cuffie. Questo perché lo porta sul grip che mettiamo sotto, che naturalmente rende la macchina più grande, un po' più pesante, perché vanno all'interno due batterie, quindi aumenta ancora di più l'autonomia, ma ci porterà con sé due connettività in più, che è quello per l'alimentazione e quello per le cuffie. Andiamo ora dal lato delle immagini. Sotto questo punto di vista, questa macchina, questa lente anche, mi hanno dato tantissime soddisfazioni sotto il lato fotografico, sotto il lato video anche. Una cosa che ho apprezzato tantissimo di questa macchina fotografica sono le simulazioni all'interno della camera delle pellicole, e ce n'è una in particolare che è la simulazione della pellicola Eterna di Fujifilm, che rende le immagini in un modo fantastico, non solo dal lato fotografico ma anche dal lato video. Infatti è una di quelle LUT studiate per non dover fare color correction ai propri video, infatti è studiata per
approccio documentaristico, dove possiamo riprendere e salvare il file così com'è, perché una davvero una bellissima simulazione della pellicola, è davvero molto interessante per un determinato tipo di approccio lavorativo. Mentre per un altro tipo di approccio lavorativo troviamo l'F-Log, ossia la gamma di curva logaritmica della Fujifilm applicata al video, dove ci darà la possibilità di poter lavorare tantissimo in correzione del colore. Io ho trovato questa camera eccessivamente bella, infatti è una macchina da avere come macchina fotografica. Ah, non so se vi ho parlato, non lo ricordo, di questo bellissimo display LED che troviamo qui sul corpo macchina, che ci fa un riassunto di tutte le informazioni di scatto corrente. Infatti in questo momento mi dice che è attiva la simulazione eterna sullo scatto, perché sono in modalità scatto. Uno dei problemi che ho riscontrato nell'utilizzo di questa macchina è un eccessivo estremo lag delle immagini in certe circostanze, special modo all'accensione della macchina, sia sul monitor che all'interno del viewfinder. C'era proprio un ritardo del processore a mandare le immagini ai due monitor, ed era un lag molto molto fastidioso. Io ho cercato di far caso a quando comparisse, e a me sembra che la maggior parte delle volte compariva nel momento dell'accensione. Non so se è un problema della mia unità oppure è un problema delle macchine Fuji. È un problema proprio di questo tipo di macchine qui. Comunque è un difetto non distruttivo, quindi non distrugge né l'utilizzo della camera né le sue funzionalità, ma è da far presente questa piccola problematica. Come macchina fotografica è una gran bella macchina fotografica, che ci fa dimenticare completamente una reflex, sia per quanto è massiccio il corpo macchina, sia per le dimensioni, ma ce la fa dimenticare per quanto riguarda il peso, perché è molto più leggera anche con ottica montata. Io ad oggi, se mi dovessi sentire di consigliarla per lavorare espressamente per il video, forse no. Forse Fujifilm ha bisogno di un altro pochino di tempo per arrivare a migliorare determinate caratteristiche che fanno comunque di questa una gran macchina, che utilizzerei paradossalmente per i documentari e per le interviste. Questa è un'ottima macchina per documentari, a mio avviso, anche con la qualità delle lenti Fujinon c'è da divertirsi tantissimo. Insomma, se siete interessati a provare questa macchina, ad acquistarla, vi lascio il link qui in descrizione. Se avete la possibilità di provare questa macchina per capire quali sono le differenze con il mondo che abbiamo avuto finora, quindi quello di Sony, Canon e Nikon, Fujifilm ha sempre fatto delle fantastiche macchine, e io penso che finalmente Fujifilm abbia capito come interrare in questo mercato e come dare il suo plus rispetto a tutti gli altri produttori. Uno di questi plus, ad esempio, è la scienza del colore che ha Fujifilm, data la grandissima esperienza avuta in pellicola in tanti anni di lavoro. Insomma, cos'altro dirvi? Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, non vi dimenticate di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Se avete delle domande potete farmele qui sotto. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.